Don Franco, una mia curiosità. Sappiamo che i santi hanno ricevuto un messaggio, hanno ricevuto, non dico degli ordini, ma dei pensieri da parte di nostro Signore. Ecco, e il mio punto interrogativo è questo. È stato Dio Padre, Dio Figlio o Dio Spirito Santo a parlare di lui? Come abbiamo visto la volta scorsa, sia pure vi ricordate un po' in salita, attenendoci ai discorsi sempre di Gesù nel Vangelo di Giovanni, la Trinità, cioè il Dio Uno e Trino, agisce sempre in maniera comunionale. Sono uno e agiscono insieme, quindi è piuttosto una dinamica, che si può intravedere qualche volta nella propria vita e soprattutto nei testi rivelati. La tradizione teologica ha detto che, ha sostenuto che però appunto è qualcosa di derivato proprio dal testo evangelico, che l'azione della Trinità in noi avviene attraverso lo Spirito Santo. Cioè, il proprium, lo specifico dello spirito, è l'azione nel cuore della persona. Quindi, partendo da quello che poi è fondato proprio sui testi, lettera ai Romani 8:15, piuttosto che Galati 4:6, è lo spirito che grida dentro il credente Abba Padre, oppure tutto Romani 8, lo spirito che raccoglie i gemiti di tutta l'umanità e li mette quasi nelle mani di Gesù, che è presso il Padre, che continua a intercedere per noi. E tutto questo secondo i desideri del Padre. Ecco, stando a questa tradizione, mi parrebbe di poter rispondere che quelle intuizioni dei santi, non so, Madre Teresa di Calcutta, che a un certo punto ha sentito nel suo cuore «ho sete». «Ho sete» chiaramente è l'ultima parola di Gesù sulla croce nel Vangelo di Giovanni, «ho sete». E lei ha intuito che doveva cambiare vita, era già suora, già insegnante, però doveva dedicarsi a dissetare Cristo nei più poveri. Ecco, chi gli ha suggerito questo? Chiaramente il soggetto è Gesù. Ho sete, però nel cuore quella frase di Gesù risuona attraverso lo Spirito Santo. Ho l'impressione però che siano schematizzazioni un po' troppo rigide. Dopo dipende molto anche, secondo me, dalla spiritualità di ciascuno. Cioè, ciascuno di noi riceve un messaggio dal cielo partendo dalla sua storia, dalla sua vicenda, dal suo carattere, dal suo modo di pregare. Ci sono persone che pregano più direttamente Gesù, altre persone che hanno sviluppato una spiritualità più carismatica, più spirituale, e quindi Dio si abbassa a parlare con noi attraverso il nostro modo di interloquire con Lui. Per cui la risposta della tradizione teologica è la prima, ma ho l'impressione che poi ciascuno senta Dio partendo dalla sua storia.